Abbiamo bisogno di credere che l'estate sia arrivata. E allora, la colonna sonora della nostra estate quale sarà? Ma soprattutto, cosa ci aspetta? E beh, lo chiediamo a due persone che stanno nel nostro cuore e a un gran, una bellissima voce come quella di Paola Mengoli, che ha accompagnato... Buongiorno! Laura Patrioli e il colonnello Francesco Lorenzi, grazie. Perché oggi vogliamo deliziarci come... Laura, colonnello, noi vi vediamo in veste professionale, una psicologa e un meteorologo, un uomo di scienza, però fateci capire una cosa. Posso fare un po' fattivo? No, no, mi devo stare così perché sennò il regista si arrabbia. Sì. Per carità, come vi siete conosciuti? L'estate, in un certo senso, ci ha messo lo zampino anche nella vostra storia d'amore? Beh, tanti estati abbiamo passato insieme. Mi ricordo che appunto nel 74 siamo andati anche a Tese, al Concilio dei Giovani, insomma... tante cose sono nate sotto le vostre estate, sotto il segno dell'estate. Come le avete vissute? Allora, siete tipi piuttosto da albergo, da tipo stanza da letto e spiaggia? No, i primi oppure... tempi siamo andati in campeggio, poi ora non l'ho fatta più perché no, poi è meraviglioso, diventa, campeggio diventa, più esigente. Allora, e poi così. Posso dirvi una cosa, Laura, te non ti sei mossa di un... L'avete vista questa foto? È una cosa impressionante. Sei colonnello, schia. Tu sei un po' cambiato, poco. Mi ha dato gli anni più magri della sua vita. Gli anni più magri. Ma sei irrobustito, colonnello, sei irrobustito. Gli anni più magri. Gli anni più magri. Dove eravate lì? Eravamo a Ischia. Ischia. Dove si mangia, si beve, si fischia. Certo. Apposta. Relax assoluto. Colonnello, più montagna o più mare nelle sue estati? Più montagna. Perché io non ho le physique de rôle per ma lasciamo perdere, questi sono dettagli. Per il mare. Comunque io sono capace a nuotare, ho anche il brevetto per il salvamento. Cioè ci sono capace a nuotare. Un uomo di terra. Però dice... a me piace più la montagna, ti impegna meno. Mai litigi per dove andare, vero Laura? No. No, anche perché bene. Decideva sempre lei. Se si capisce, sì. Certo. Ha detto bene. Ha messo a fuoco il problema. Allora, tu sei un cantante di quella a cui l'estate ha dato poi i maggiori. Insomma, usciva sì. il singolo di Mengoli che doveva portarci a ballare, doveva portarci a fare, diciamoci la vita, ad essere spensierati, perché poi all'estate quello si chiedeva. E spero si continui a chiedere oggi. Sono stato sempre un cantante estivo. Esatto. Perché che roba. Scusate, ma me lo mettete. Quanti anni c'è? Anche lui c'ha il diritto di salvamento. Vedi, stavo dicendo. C'è la ciambella. E poi che non era quella dei camionisti, perché sai, favoloso. C'erano pochi soldi, si prendeva quelle nere dei camionisti. Ma la canzone per l'estate. Allora, è stato un cantante estivo perché dopo aver vinto Castrocaro nel 68, dovevo andare a Sanremo, forse l'abbiamo già raccontata, ma l'organizzatore di Sanremo non era quello di Castrocaro e non andai, ma fu la mia fortuna perché partecipai poi al disco per l'estate con Perché l'hai fatto e da lì venne etichettato come un cantante estivo, poi vinsi il Cantagiro l'anno dopo. Ma il cantante estivo che qualità deve avere? Con 24.000 baci! Okay. Guardatelo! Quanti anni avevi? No, vabbè. Qui avevo 12 anni, 13 anni. È qualcosa di meraviglioso, guardate. E a 13 anni devo ancora portare i pantaloncini corti e i calzettini, una roba, guarda, mamma mia. Allora, il cantante estivo, voce, vabbè, il motivo lo possiamo immaginare, allegro, orecchiabile, questo abbiamo fatto anche una bella... Ma la voce di un cantante estivo che doveva essere? Ma doveva essere una voce che sarebbe dovuta entrare nelle orecchie della gente, ma in particolar modo la canzone doveva essere... Ecco. Edoardo Vianello è stato etichettato anche lui come un cantante estivo, ma aveva tutte canzoni di pronto ascolto, e Perché l'hai fatto, Mi piace da morire, e altre canzoni hanno appena la cantavi subito ricordarla. Io dico una cosa, doveva essere una canzone spensierata, perché l'estate in quel periodo lì era veramente il simbolo della spensieratezza.
In particolar modo negli anni 60, i coloro che avevano vissuto la guerra, l'ultima guerra, avevano lavorato per 8-10 anni, cioè dalla fine della guerra al 60, al 58-60 lavoravano sodo per risparmiare, risparmiavano. Quindi il boom venne perché c'erano dei risparmi. E quello era, capito? Si lavorava anche per mettere da parte. Allora sì. Quella piccola cifra che ci consente. Come avete capito, noi siamo entrati nel pieno dell'estate. Poi il colonnello ci dirà se è veramente così, però perché essere... Scusa. Me lo dici dopo? No, guarda, che dimmi, mi facevano anche la banana d'estate in testa. Oh, signor, guarda lì, Riccardino dal ciuffo. La banana. Vabbè, meraviglioso. E allora, da quei calzoncini corti, noi ci facciamo due passi che qui bisogna pensare a tutto, anche a cosa mangiare, magari sfatando un po' falsi miti dell'idea che d'estate si possa fare anche soltanto un po' di frutta. Luca Di Russo, dottore, buongiorno. 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 Dottore, buongiorno. Posso fare l'applauso? Facciamolo. A Arianna, Federica, Martina, facciamolo. Desiree, Sara della produzione, che è qualcosa di meraviglioso la tavola abbiamo fatto oggi. Un profumo fantastico. Dottor Di Russo, prima domanda: come si mangia d'estate? D'estate fa più caldo e anche in questo caso bisogna cercare di fare un'alimentazione fresca, un'alimentazione leggera. Abbiamo bisogno di meno calorie rispetto all'inverno, quindi dovremo cercare di preferire gli alimenti un po' meno grassi, meno grassi, un po' più leggeri, con un contenuto di zuccheri un po' più basso. La natura ci viene in aiuto in questo caso, perché noi siamo abituati magari anche a colazione, ma durante la giornata, a mangiare magari alimenti molto zuccherini come le brioche eccetera, ma noi abbiamo della frutta meravigliosa d'estate, molto 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 ricca d'acqua. Allora, partendo da un'ipotetica colazione, sì, proviamo a disegnare un regime alimentare. Facciamo un esempio. Benissimo. Ok, un esempio tipico. Un bel vasetto di yogurt. Bene. Non per forza magro, però diciamo bianco. Yogurt bianco. Yogurt bianco. Benissimo. Ci mettiamo, arriva questo profumo di fragole meraviglioso. Non avete idea. Ci mettiamo un po' di fragole all'interno. Se vogliamo ci possiamo mettere una manciata di cereali non zuccherati, come possono essere fiocchi d'avena. E abbiamo una colazione nutriente, fresca, che ci fa arrivare fino a pranzo in tranquillità. In tranquillità. Questo è il piede giusto per iniziare, sì, la giornata. Sì, iniziamo bene così. Quindi, se siamo abituati al cappuccino, al cornetto... D'estate evitiamo. Non che d'inverno, ma... Certo, se poi stiamo a Ischia, dove ci ha portato la nostra Laura Patrioni, e andiamo a farci una brioche col gelato, signori miei... Quando si tratta di vacanza è tutto un altro discorso, ok? O anche in Sicilia diventa un po' problematico. Pranzo. Ok. Diciamo che a pranzo siamo al mare, ok? Abbiamo difficoltà a portare, una volta si facevano quei pranzi al mare. Con quelle vivandiere, non con ne parliamo, le melanzane alla parmigiana. No, cerchiamo di fare qualcosa di sempre fresco, sempre leggero. Per esempio un pranzo ideale per l'estate può essere una bella insalatona. Un'insalatona in cui possiamo mettere del tonno, possiamo mettere dei formaggi leggeri come la mozzarella. Oppure, perché no, vogliamo mangiare dei carboidrati, dei cereali, perché no? Mettiamo una bella insalata di riso condita con l'olio e non con la maionese. Attenzione! Ecco, anche perché poi c'è un problema di conservazione. Poi si rovina, esatto. Certo. In questo modo abbiamo introdotto carboidrati, fibre, verdure, sali minerali, insomma, e siamo tranquilli così. Però poi alle 4:30 c'ho fame e vorrei gelatino. C'ho fame. Che facciamo? Allora, ripeto, se io sono in vacanza, quindi si tratta di un periodo limitato di tempo, mi posso concedere qualche strappo in più. Normalmente vorrei evitare, cioè dovremmo evitare il gelato tutti i giorni, ce lo mangiamo occasionalmente il sabato sera, soprattutto chi vuole fare attenzione ancora alla linea. Esatto. Ce lo mangiamo una, due volte a settimana e siamo tranquilli. I bambini chiaramente sono un po' più avvantaggiati, lo possono mangiare un po' più frequentemente. Gelato buono, eh? Creme o frutta è quasi la stessa cosa, calorie cambia. Quindi, poco. Cioè, è anche una sciocchezza quella di dire quello della frutta. Ma prendo quello della frutta? No, sempre gelato è. La sera, ma un po' di pane è scomparsa dalla tavola? No, come no? Noi la sera ci mangiamo un secondo leggero, che può essere del pesce, perché no? Con una buona verdura, una fetta di pane preferibilmente integrale, questo vale sempre. Sempre. Ok.
e ci siamo fatti la nostra cena leggera, fresca e perché no anche quindi gustosa. Quindi la sera un secondo? Perché sì, sì. Verdura sì. cotta, semmai? Se abbiamo mangiato il primo a pranzo, mangiamo la sera un secondo. Per chi utilizza, come dire, molte bollicine, bere con moderazione d'estate? Con moderazione. L'alcol ha tante calorie, ha più calorie dei carboidrati, quindi bisogna bere sempre con moderazione. Viva gli astemi! Viva gli astemi, perché, caro dottore, bisogna anche dirlo. Alla fin fine noi diciamo, ma io non mangio niente. E invece... Posso dire una cosa? Sì. La cosa più importante di tutte? Sì. Acqua. Bisogna bere tanta acqua d'estate. E lo diciamo qui che stiamo pensando a mangiare. Certo, bravissimo. Certo. Non è finita qui. No. Ci sono dei miti da sfatare. Ci torniamo subito dopo. Io vorrei andare qui, ritornare da Paolo Mengoli, Laura Patrioli e il colonnello Laurenzi. Per dire una cosa, colonnello. E qua faccio fare... il suo mestiere al nostro colonnello. Possiamo dire che siamo entrati in estate o ci stiamo preoccupando inutilmente? Il nostro è un sogno. No, no, l'estate è arrivata. Ecco. Piano, un momento, per favore. Un po' di solennità in studio. Se vuole può alzare anche un po' la voce, può ripetere. L'estate è questa, è arrivata. Signori, la nostra vita ha un altro senso. Vedrai che già domenica e lunedì ci sarà della gente che si lamenta perché fa caldo. Io spero di non sentirla. Aspettatevi. Perché no, Paolo, guarda, veramente non se ne può più. Aspettatevi 34-35 gradi. E le previsioni che abbiamo fatto poco tempo fa sono quelle. Ma infatti perfettamente conservate. Lo dica cantando loro. Vamos alla playa, dica cantando. No, vamos alla playa. Oh. E tutti alla playa andiamo. Laura, ma voi ce l'avete come coppia la canzone del cuore? Vabbè, noi la canzone del cuore, sì, quelle che... un po' profonde, ma l'ultima che mi è piaciuta è quella di Giorgia pure. E anche quale io credo? Questa sì, è recente, è dell'estate di diciamo qualche che del... è un po' siccome l'estate è rigenerazione. Bravo. E il parlava dell'acqua. Sì. E non a caso l'estate bisogna ricorrere all'acqua perché è purificazione, è rigenerazione, qualcosa che mette a proprio agio le persone, la gente si rilassa. È vita quindi, nuova che arriva. Vita nuova. Vita nuova. Paolo, dal Cantagiro al disco per l'estate e lì poi i trionfi che si macinano uno dopo l'altro. Qual è, se tu dovessi dire, la canzone dell'estate per antonomasia, per te? Qual è quella che in un certo senso poi ha raccolto tutti gli elementi, gli ingredienti giusti per farne un successo? Ma per me è già in età avanzata, perché da adolescente pensavo ad altre cose oltre che cantare, più che le canzoni da ti ricordare. Ti eri un po' distratto dalla vita, su mi ero un po' distratto dal mondo femminile, quindi... grazie a Dio! Però devo dire che c'è una canzone che ha delle componenti eccezionali, un grande autore della musica, un grande autore del testo e un grande interprete, che è Azzurro, Paolo Conte, Luciano Beretta e Adriano Celentano. Quindi devo dire che è una canzone di grande spessore. Per me Azzurro è stata, è l'emblema dell'estate, è l'emblema, cerco l'estate tutto l'anno. Esatto. Ecco. È proprio il anche sogno. Nel testo rappresenta la vera estate, almeno di un certo periodo. Poi oggi ci sono altre canzoni. Paolo, ma tu l'estate a Bologna, ti sei portato pure sta maglietta del Bologna. Ma sai perché fammi allora... capire questa ossessione del Bologna. Vi spiego perché. Perché oggi è una data canonica. Storica. Storica, perché dillo. Oggi, 7 giugno di 55 anni fa, il Bologna vinceva il suo 7° scudetto qua a Roma. Bravo. Qua a Roma. Perché contro a Roma? L'Inter. Perché... Per la prima volta ci fu lo spareggio, non è mai più successo e quindi... È meraviglioso! Uno spareggio vinto per 2-0, se non sbaglio, contro l'Inter. Vinto per 2-0 contro l'Inter e poi
il periodo anche quello fu molto bello, un'estate fantastica. Ecco, un'estate bella che mi ricorda è quella. Avevo 14 anni e quindi sesi in piazza con degli amici, con mio padre però sempre, perché ancora... Certo, che allora si era piccinino. Cioè, c'è da dire questo, che mi lasciavano andare a fare i concorsi con i capigruppi delle orchestre, però non c'era da andare fuori a divertirsi, mi veniva sempre mio padre e mia madre. Io non ho capito. Cioè, sembrava una... Cioè, come se mi... Che ne so... E quando poi andavi d'estate ti mandavano in Colonia, là stavi da solo, a te la Colonia non piaceva, vero? Guarda, io dalla Colonia sono scappato una veramente? Volta. Veramente? Ma al volo, Colonia gratuita, perché i miei genitori non avevano questa possibilità di mandarmi e portarmi al mare, e quindi con le ferrovie dello Stato, mio padre è ferroviere, offrivano la Colonia ai figli dei ferrovieri. E io avevo anche i biglietti gratis, quindi... Potevi viaggiare in treno la mattina. A Porto San Giorgio, lontano, per me era in capo al mondo, da Bologna a Porto San Giorgio. Dopo due giorni sono scappato. Col treno gratis, perché tanto tengo dei macchinari al treno, hai capito? Sapendo che sarei andato a casa in treno, mi pizzicarono subito in stazione. Quindi l'ho fatto poco, ma ho fatto una gran fuga. Ancora ricordi, perché queste sono le nostre estati. Un pizzico di sogni e poi proviamo a tenerci in forma anche a tavola. L'estate ha fatto irruzione nello studio di Bel Tempo Si Spera. Pubblicità e poi tornate qui. È arrivata l'estate. Parola di Francesco Laurenzi, con la certezza che ci viene da Laura Patrioli e con lo spirito di Paolo Mengoni. Colonnello Laurenzi, tu vieni da un piccolo paese dell'Abruzzo. Quando eri giovincello, beh, sei venuto poi a studiare ovviamente a Roma. Le prime vacanze da quando ti sei sposato? Cioè, come è arrivata la vacanza a casa vostra? Beh, praticamente cioè con lei. E al paese mio che cosa dicono? C'è un mio amico che dice... Io finché stavo al paese le vacanze non le facevo, certo. Le prime vacanze le ho fatte quando sono stato, diciamo, a Roma insieme ai miei, sono stato trasferito a Roma insieme ai miei. Allora dice, dove andavi in vacanza? Ritornavo al paese. Ma è fantastico, perché quella è la tradizione. Invece Lauretta, tu si viaggia, sì. Dovevate guardare e vivere fino in fondo, anche con vostro figlio. Sì. Beh, diciamo che le prime vacanze, quelle foto che abbiamo viste, queste con Federico in montagna, poi lui andava qualche volta a cavallo che andava, si divertiva come tutti i bambini. Certo. E quindi sono cose che lasciano dei bellissimi ricordi. E poi quelli che abbiamo fatto all'inizio, ecco, al mare, sì. Era Ischia, prima ancora che ci sposassimo, sì. Perché era una cosa un po' fuori del fuori normale. Fuori dal normale, tutto un quindi... tempo poi non si andava neanche in vacanza prima, sì, di sposarci. Sì, andavamo, sì, in vacanza, sì, insieme prima di sposarci, per questo era una cosa importante. Assolutamente. Mi sposto. Paolo, aspettami. Dai. Mi sposto. Ho impallato la camera e questo mi costerà un'ennesima penalità, caro dottor Di Russo. Ahimè, i 27 anni dei mestieri ancora non mi hanno insegnato niente, ma poiché io ho una grande squadra tecnica e un regista che sta diventando misericordioso con me, io chiedo scusa, ma vi faccio ogni applauso. Doc, ho una domanda importante da farti, sì, sulla scorta di quello che tu hai detto prima. Mi sta bene sto discorso della frutta, ma il mio nutrizionista, quando ho detto che sono capace di mangiare anche una cassetta di ciliegia, 3-4 kg di fragole in un giorno, 7-8 persiche, ha detto non può, insomma sono le pesche, sì, sì, è inorridito e imbattotto tutto. Vabbè, fammi capire. Noi veniamo così dall'idea che ho mangiato solo frutta oggi, eppure per niente in grasso, la pancia gonfia. Cos'è questa storia? Dobbiamo capire che cosa stiamo mangiando e di che cosa sono composti gli alimenti. La frutta è vero che è composta da molta acqua, quindi questo ci aiuta e va bene. Però contiene anche zucchero, poi dipende dal tipo di frutta, ci sono frutti diversi chiaramente. Quelli estivi, su via, diciamo, le prugne, sì, le, sì, pesche. Ok, contengono abbastanza zuccheri, non tantissimi, però ci sono. Quindi se io ne mangio in quantità vado ad accumulare e aggiungere quantitativo, certo, di zuccheri. E quindi possiamo concederci questo tipo di frutta facendo attenzione anche a un'altra cosa, alle fibre che hanno all'interno. Cioè, fammi un esempio. Cioè, ad esempio, le albicocche, le pesche, che sono buonissime, dobbiamo consumarle, hanno delle fibre che ci possono dare un po' di sensazione di gonfiore, quindi non dobbiamo esagerare in questo senso. Poi ci sono tante persone appunto che pranzano con la frutta quando vanno al mare. Sì.
Beh, io lo sconsiglio per una serie di motivi. Prima di tutto perché ci sazia lì per lì probabilmente, ma dopo è possibile che possiamo sentire il senso della fame e magari andiamo a strappare e a mangiare di più durante il pomeriggio. Ragione. E quindi voglio dire che non sia quello l'unico passo, l'illusione. No, no. Altri falsi miti. Ah, questo che... io ci tengo proprio a dirlo, anche perché fra l'altro anche molti colleghi la pensano in maniera diversa, ma io credo che il gelato non sia un ottimo... alimento per fare pranzo. Sostitutivo del non pranzo. È un sostitutivo del pranzo, secondo me, perché contiene, è vero che contiene proteine, è vero che contiene una quota di grassi, eccetera, ma contiene zucchero, il grasso è un dolce, è come se io a pranzo mi facessi, non voglio dire un tiramisù, però poco ci manca, ok? Aia. Quindi evitiamolo, il gelato va mangiato, come ho detto prima, occasionalmente, un paio di volte a settimana, se siamo in vacanza ce lo concediamo un po' di più, però non mangiamolo al posto del pasto. Senti, ma nel momento in cui invece avessi preso il gelato un po' prima di mangiare, ma volessi mantenere comunque un regime alimentare corretto, dopo volendo faccio un'insalatona lo stesso? Voglio dire, con che cosa possiamo sopperire? Ma non c'è molto da sopperire, è una questione di alimentazione durante la giornata. Quindi se io mi sono mangiato un gelato, punto e basta, continuo a fare la mia alimentazione normale. E quel giorno ho aggiunto un po' di dolce. Senti, l'errore più grave, proprio quello che tu dici, proprio non si può fare. L'estate, stiamo dicendo l'estate. Mangiare alimenti troppo grassi. Ecco. Assolutamente abbiamo difficoltà digestive, soprattutto se siamo al mare. Eviterei assolutamente di mangiare alimenti troppo zuccherini come... brioche, biscotti, eccetera, e alimenti troppo grassi. E un po' di sacrificio, ma tanto poi ci soffiamo a mare, l'estate sarà bellissima. Ma sì. Dottor De Russo, ti ringrazio. Ti grazie auguro a voi. Montagna o mare tu? Mare. Uomo di mare? Sì. Meraviglioso. Se lo incontrate, vedrai che ti saluteranno intanto. Io me ne ritorno qui da Paolo Mengoli, da Francesco Laurenzi, da Laura Patrioni, per chiedere a Paolo Mengoli. Paolo, sì. Tu li vedi le persone sognanti, no? Quando vengono ai tuoi concerti? Hai accompagnato tante estate della nostra vita. Quando si viene ad ascoltare un cantante dal vivo, quella estate magica scoppia l'allegria, scoppia la spensieratezza, la leggerezza del vivere, tu hai detto giustamente. Ma sì, perché le quelle sono quelle piazze che ci fanno sentire meglio. Io sento però le piazze che ci fanno sentire meglio. Esatto, le piazze belle, la piazza amicizia. La piazza in generale. Esatto. Dove la gente salta con te, canta con te, appena intoni una canzone ti seguono, ti fanno come una specie di coro. Però io vedi, ipotesi, sento una mancanza negli ultimi anni, musicalmente parlando, di una canzone d'amore estiva. Sai che c'hai ragione. Ma sai che ci sono delle estati in cui le canzoni lente, perché si ballavano il chick to chick, cioè tutti quanti, cioè, il non si può morire dentro di Gianni Belle, ipotesi. Perché anche le canzoni lente hanno segnato le estati più importanti, attenzione, non è che sono state solo le canzoni allegre. Io oggi come oggi sento la mancanza. E vedo sti ragazzi nei concerti delle volte, anche adesso, che quando fai un chi è? Loro ti guardano così, si perché... abbracciano. Lo so. Che era una canzone estiva, hai capito? Ma io faccio delle cover anche nei concerti. Oppure quando canti una canzone come Il Mondo. È vero. Il Mondo, cioè vedo Montano. Che si mettono lì, ci riesce poi la ragazza. Perché insomma è anche quello, forse se... Già c'è il problema dei social che ci allontana, che ci fa perdere il contatto. E forse anche questo c'hai ragione. Ci vorrebbe un pochettino. È vero. Colonnello Laurenzi, noi possiamo goderci qualche serata al chiar di luna sotto le stelle di questa estate. Sarà calda, ma insomma godiamo. Cioè, un po' di previsioni, un pizzico, non le vogliamo fare? Sì. Certo. Con l'aiuto della grafica che guarda lì. Queste sono previsioni impegnative, diciamolo subito. Però ecco, è una tendenza, non è proprio una previsione nel vero senso della parola. Esatto, però, tendenza, guardate quei valori. 32-40 gradi, questo a luglio, cioè nella seconda parte di luglio, ma anche già all'inizio di luglio potrebbe essere caldo, queste sono delle temperature veramente eccezionali, quindi luglio potrebbe essere caratterizzato da questi valori di temperatura. Quindi scusate pubblico, non mormorate, viva l'estate! Oh, tutto basta. Sole lungo le coste. Già stanno pronti. No, godiamocela. Diciamo, queste sono probabili punte.
tra il 20 e il 30 di luglio, 40 gradi al nord, 39, 37, 38 gradi al... Però poi ce ne abbiamo pure un'altra. Seconda grafica, certo, sì. 40 al nord, 36 al sud, agosto, vi fa capire che veramente si è ribaltato il discorso. Dovrebbero agosto arrivare i classici temporali di Ferragosto, ecco, questa volta. De Ferragosto proprio, sì, colonnello? Insomma, insomma, nella... Aia, proprio Ferragosto! No, poi... Poi noi non abbiamo voluto strafare settembre, però la tendenza è che settembre sia di nuovo tempo bello. Allora, noi abbiamo Paolo Mengoli. Eccoci qua. Mi pare mai che ce lo facciamo perdere. No. Paolo, un medley dell'estate. Ma sì, dai, canzoni tutto allegre. Per te. Vogliamo sederci comodamente sul divano. Canzoni e se allegre. Poi dobbiamo esercitare la rotula, lo facciamo? Bene, dai, vai, vai, okay, vai. Bene, a posto. Io mi metto qui. Vai. Troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri al contrario va via. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Per paura di affogare, un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al lago, per vedere da lontano gli ombrelloni, oli, oli, un'estate al mare, sì, le balneare. Solo freddo fuori e dentro me, ti sogno California e un giorno io verrò, entro in chiesa là, io cerco di pregare. Non merda.
abbiamo fatto cantare il colonnello Laurenzi. La nostra California è qui. Buona estate. Grazie. Ci vediamo lunedì. Ciao a tutti. Monica. Ciao. Bellissimo. Grazie a tutti. Monica, il mio medico, a te. Grandi. Salve, grandi. Monica.